bentornati, bentornati a questo nuovo appuntamento con Tagga La Puglia. Bentornati ragazzi, vi trovo in grande forma. Bene, bene, riposati, freschi, non andate a scuola, quindi questo è un momento di assoluto relax per voi, giusto? Che fate? Che fate quando non andate a scuola? Sentiamo un po'. Ah, viaggiate, beh, ci mancherebbe altro. Voi siete i viaggiatori per eccellenza in questa trasmissione. Ma una domanda ve la voglio far subito, prima di presentare poi quello che sarà il comune protagonista di questo nostro appuntamento di oggi. Ma quando viaggiate, nella vostra valigia, cosa non può mancare assolutamente? Sicuramente una fotocamera, perché bisogna immortalare i momenti dei viaggi, perché sono sempre belli. E sicuramente i cambi per un giorno in più. Beh, quello è essenziale. Però la fotocamera è bella come idea, eh? Davvero molto molto particolare. Poi invece, se posso aggiungere, quando viaggio, se viaggio, mi manca nella valigia, non possono mai mancare. Perché metti caso che il telefono muore, che fai? Ti leggi un bel manga? Certo. Quindi un libro in questo caso, nel tuo caso, è quello del manga. Poi ancora, nella mia valigia non può mancare l'intero armadio di casa mia. No, ma questo non è possibile. Ma perché? Ma perché dovete portarvi anche quello che non serve? E questo è un problema, eh? Perché parti dai vestiti eleganti e poi passi alle cose più casual, tranquille. Perché serve sempre il vestito elegante. Quindi serve sempre. Mi sembra di capire, Elena, che per te una valigia è un armadio. È troppo poca, eh? Poi invece Luca, per esempio, Io condivido con Tommaso il portarsi la macchina fotografica, perché a me piace tantissimo fare foto e cogliere le parti più belle delle città che visito, oppure i momenti più belli. Quindi avere un ricordo che possa restare. Una macchina che scatta ricordi. Assolutamente sì. Completiamo. Ok, per me sono d'accordo per la fotocamera e videocamera, perché facciamo parte di Radio Panetti, quindi diciamo abbiamo il videomaking nel sangue. E poi io aggiungo il drone. Io sono un pilota di droni, quindi possiamo vedere anche come i servizi. Ma quindi che hai facciamo. Potuto apprezzare le nostre certamente, riprese, certamente. Hai visto che belle che sono? Sono fantastiche. Chiudiamo con te? Io aggiungerei che non deve mancare la macchina fotografica nella valigia, non deve mancare la valigia della macchina fotografica, perché nel mio caso serve un'intera valigia solo per quello. Bene, bene, bene. Beh, insomma, credo che avete centrato assolutamente quello che è l'obiettivo del viaggio, è quello di mantenere anche i ricordi, perché poi la cosa più bella di un viaggio è mantenerlo nella memoria. E poi magari ci si torna quando è possibile, quando tutto sarà riproponibile anche. Ma ora invece pensiamo al viaggio di oggi, perché cari ragazzi, oggi andremo, anzi ancora siamo nel Basso Salento e andiamo a Montesano Salentino. Lo conoscete questo comune? Sì. No. Sì, chi ha detto sì? Come lo conosci Montesano? Mio nonno è nato a Montesano, me ne ha parlato un pochettino, la storia soprattutto, perché quando mio nonno parla parte dal 200 avanti Cristo, però mi sembra di capire che è un bel comune. Bene, bene, quindi abbiamo anche questo collegamento importante tra Leonardo? No. No, perdonami. Io sono Leonardo, lui è Francesco. Francesco, tra Francesco e il comune di Montesano Salentino. Però per chi non lo conoscesse, e io sono anche tra quelli, io direi che è importantissimo a questo punto lanciare il nostro servizio. Andiamo a guardarci le meraviglie di Montesano Salentino. Siamo a Montesano Salentino in piazza 4 Novembre ed è da qui che inizia il nostro viaggio in questa magnifica cittadina. Vediamo già alle nostre spalle la Chiesa dell'Immacolata, siamo dunque nel cuore della città. Sì, allora la Chiesa dell'Immacolata è anche parrocchia del paese, è una struttura architettonica risalente all'Ottocento e rimaneggiata molte volte nel post degli anni 60 col Concilio Vaticano II.
voluta dal paese, in particolare dalla famiglia Bitonti, che era una famiglia nobiliare del paese. Abbiamo anche il Calvario, ma non solo, c'è anche un'altra chiesetta. Sì, il Calvario è sempre una struttura dell'Ottocento, simboleggia un abside, quindi un semipresbiterio parrocchiale di una chiesa ideale, che è il fulcro, il cuore del paese, dove si sviluppa poi intorno tutto il paese di Montesano Salentino. Anch'esso costruito sempre nell'Ottocento, voluto dai cittadini del paese con la partecipazione dei costruttori dell'epoca, che era la famiglia Rizzello. Troviamo anche dei palazzi all'interno di questa cittadina. Sì, abbiamo sul territorio di Montesano, in particolare al centro del paese, in piazza 4 Novembre, Palazzo Bitonti, che è una costruzione più recente, di fine Ottocento, unita al Palazzo Antico, sempre della famiglia nobiliare, voluto perché il vecchio palazzo era angusto, quindi la famiglia ha costruito questo palazzo anche per dare più lustro alla vita sociale ed economica del paese. Le nostre immagini ci stanno facendo vedere l'allestimento delle luminarie tipiche delle feste patronali del Salento, significa che la città si sta preparando ad un altro momento importante. Sì, a Montesano viviamo dal 5 all'8 agosto la festa patronale. Il titolare della festa patronale è il San Donato Vescovo e Martire d'Arezzo, una festa molto sentita sia dai concittadini, quindi dai residenti del territorio, e sia dai paesi limitrofi. Infatti nei quattro giorni di festa, il paese è pieno di persone, di fedeli, di devoti al Santo Patrono. Ma è anche un momento in cui la città accoglie turisti. Sì, abbiamo tutte le strutture ricettive, private e non, al completo già da questo periodo, in particolare per la festa patronale. Qual è il piatto tipico? Il piatto tipico di Montesano è lo chiamiamo il principe della carne, lo gnummareggio, che è un involtino di carne d'agnello, e i turisti e i cittadini di Montesano lo possono degustare alla fine di agosto, l'ultima domenica di agosto, per la sagra tradizionale avvenuta grazie anche all'avvento della Prologo in paese. Le immagini che stiamo vedendo sono davvero da cartolina, bellissimo dunque fare un giro, passeggiare tranquillamente qui all'interno di Montesano Salentino. Sì, io vi consiglio di vivere tutto il paesaggio anche attraverso i monumenti e i punti di interesse storici del paese e di sfruttare questi piccoli borghi che sono i gioielli del Salento. Molto importanti anche dal punto di vista storico, culturale e sociale. E da Montesano Salentino è tutto, grazie per averci seguito. Grazie al nostro ottimo Paolo Franza, che ci ha fatto questa bella ci ha dato questa bella idea di Montesano Salentino, bellissime sempre le riprese fatte con il drone. Ma per continuare a parlare di Montesano Salentino, noi abbiamo in collegamento Skype proprio Mattia Sparascia, che abbiamo visto proprio anche nel nostro servizio. Mattia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. Ben trovato, buon pomeriggio anche dai nostri ragazzi. Eccoli qua, li vedi? E allora, ragazzi, sì, vi vedo. Subito la parola a voi. Cosa vi ha colpito di Montesano Salentino? Cosa volete chiedere al nostro Mattia? Allora, io ho letto che Montesano Salentino ha una storia antichissima, tanto che in origine aveva un altro nome. Ci può dire di più a proposito di questo? Sì, allora, Montesano è nato, sorge all'incirca nel XIV secolo, quindi parliamo del 1500. E in origine il nome di Montesano era Monte Formicoso. Vi aggiungo che Montesano nasce nel periodo della malaria, in quanto era uno dei pochi villaggi, diciamo, che aveva la possibilità di respirare l'aria buona, tra virgolette, l'aria salubre. E quindi Montesano, precedentemente Monte Formicoso, aveva anche questo nome, subito poi trasformato grazie alla possibilità dell'insediamento di diversi
cittadini per la buona aria presente nel territorio. La buona aria, Mattia, ma anche terreni molto fertili, mi risulta. Sì, terreni molto fertili anche grazie alla presenza di numerosi ulivi, perdonate l'aggiunta, precedentemente all'avvento della xylella, e anche vigneti e alberi da frutto in generale. Bene, ragazzi, io avevo una domanda da farle. Io ho sentito che a Montesano c'è questa palude che si chiama Palude Mancina, dove si può appunto visitare, contemplare la fauna e la flora presente nel luogo. Lei ci sa dire qualcosa in più riguardo questo? Allora, Palude Mancina fa parte del territorio di Montesano ed è stata conosciuta grazie alla scoperta di una pianta che è difficile da trovare sul territorio del Basso Salento, ed è anche uno stagno, chiamiamolo così, dove c'è la presenza di moltissima flora e fauna, non solo tipica del Basso Salento, ma anche di alcuni territori che non sono conosciuti nella Puglia, tra cui troviamo alcuni insediamenti di flora e fauna che sono tipici della Basilicata e della Campania. Ecco, benissimo. Una domanda la faccio subito io invece. Mattia, mi spieghi meglio cosa sono gli Gnummereddu? Allora, gli Gnummereddu sono un prodotto tipico di Montesano e del Basso Salento, ed è un involtino di carne di agnello, di interiore di agnello, che assemblate da anticamente dagli anziani del paese che avevano la possibilità di allevare gli agnelli, ci davano così la possibilità di degustare questo prodotto buonissimo di carne di agnello. Ne è fatto sui carboni? È fatto sui carboni, sì, è cotto alla brace, e chi viene a Montesano li può degustare nella parte finale di agosto, grazie anche alla sagra dedicata allo Gnummereddu. Ad esempio quest'anno è il 21 di agosto e ritorniamo anche nel post-Covid con la 17ª edizione. Invece tra il 6 e l'8 agosto c'è la festa patronale, se non sbaglio. Sì, dal 6 all'8 agosto noi abbiamo la festa patronale di San Donato, vescovo e martire di Arezzo, uno dei santi protettori più sentiti nel Basso Salento, dove aggiungono da tutti i paesi limitrofi del Basso Salento e non tantissimi devoti e concittadini e cittadini della provincia di Lecce e anche di province che non sono del territorio pugliese. C'è l'ultima domanda per te dai nostri ragazzi. Sì, salve. Come ho detto nella prima parte della puntata, io adoro fare foto in giro. Saprebbe consigliarmi un posto, anche in un determinato periodo dell'anno, dove fare una foto a Montesano? Allora, per quanto riguarda dei posti dove fare delle foto, io vi consiglio di sfruttare tutti quei posti storici del comune di Montesano. Molto bello è il paesaggio ovviamente rurale del paese, che si trova all'esterno del centro abitato, ma facendo capo al centro abitato io vi consiglio di fotografare, di visitare la chiesa madre intitolata all'Immacolata del Cinquecento, la cappella dell'Addolorata intitolata quindi all'Addolorata, la Desolata di metà Ottocento, e al santuario di San Donato del 400, rimaneggiato poi nel fine 700. In più vi consiglio di fotografare uno dei pezzi più importanti della storia del comune di Montesano, che è il Calvario, che è il centro e il cuore del paese, dove poi si sfrutta e nasce tutto il paese, tutto il centro abitato di Montesano.
Mattia, io non so se lei era già collegato, ma qua abbiamo fatto una scoperta. Il nonno di Francesco, che è uno dei nostri viaggiatori qui a Tagga la Puglia, è di Montesano Salentino. Francesco, è vero? Ma... sì, è vero. Infatti, quando di solito vado a trovarlo, ora abita a Bari, non abita più a Montesano, mi racconta sempre delle sue avventure, disavventure nella città, di quando era bambino, che andava a fare gli acquisti. Insomma, mi ha parlato molto bene del comune, parlando della sua storia, di quello che ha vissuto quando da giovane abitava lì. Mattia, il cognome di tuo nonno? Tenerelli. Tenerelli. Che ma... è un cognome di carbonara, però... è un cognome che ha viaggiato per tutta la Puglia, perché Mattia, è andato a Montesano, a Bari, a Bitritto. Tenerelli, cognome di Montesano? Sinceramente non è presente all'interno del territorio. Però abbiamo questo collegamento. Va bene, Mattia. Mi fa piacere. Grazie a te, ovviamente, per la disponibilità. Verremo a trovarvi a Montesano Salentino, perché sono belle occasioni. La prima parte di agosto c'è la festa patronale, poi il 21 mi hai detto c'è la sagra dell'Ognon Meriddu, quindi un motivo in più per essere lì. Noi siamo in 9, quindi ci organizziamo. Vi aspettiamo volentieri. Grazie e buona estate a voi. Ciao Mattia. Buona estate anche a voi. Grazie per essere stato con noi a Tagga la Puglia. Ciao Mattia. Ragazzi, allora, avete visto, stiamo scoprendo tante cose interessanti grazie a questa trasmissione. Ora però dovete votare, perché dobbiamo scegliere la foto che andrà a rappresentare il comune di Montesano Salentino. Cerchiamo un po' di capire qual è quella che colpisce di più. Le vediamo subito grazie alla nostra regia. Questa è la prima, la seconda, molto particolare devo dire, ed infine questa è la terza foto. Chi vuole iniziare con i voti? Francesco, dai. Io direi assolutamente la prima, perché oltre appunto al panorama mi piace comunque vedere in lontananza la campagna, gli alberi, la flora intorno al comune. Benissimo, eccola qua, questa è la prima. Poi... anche io voto per la prima, però per un motivo differente. Diciamo che dalla foto sappiamo che Montesano comunque è un centro che comprende circa 2000 abitanti. 2603! Scusate. 2603 abitanti, e appunto dalla foto possiamo capire come comunque in questo comune alla fine sia una piccola realtà, ma comunque una grande famiglia. E quindi, che ovviamente è ospitale nel confronto dei turisti, e quindi mi piace particolarmente questa foto. Va bene, Dalila. Invece a me ha colpito la terza foto, perché la struttura architettonica, insomma, mi è piaciuta. Benissimo, quindi due voti per la prima foto e un voto per la terza foto. Per me la scelta è stata abbastanza combattuta tra la prima e la seconda, perché la seconda aveva quella struttura abbastanza unica che sembrava tipo una torre tagliata a metà. Sì. Però comunque opterei per la prima, perché dà un panorama più vasto sul paesaggio. Quindi 3 punti per la prima, 1 per la terza. Anche per me la prima è una di quelle che mi ha colpito di più, anche perché fa vedere tanto bene il panorama di questa bellissima città. Grazie Luca. Io invece, diversamente dagli altri, opto per la seconda, perché la struttura di questo palazzo è molto bella, poi intravedo dei dipinti, e io essendo appassionata di arte vedo dell'arte, quindi opto per questa. Grazie. Anche io sono per la seconda, perché è una struttura un po' insolita in questo incrocio, quanto posso vedere, quindi ci sta, è struttura un po' insolita, diciamo. Chiudiamo, quindi abbiamo 4 punti per la prima, se non sbaglio, 2 per la seconda e 1 per la terza, se non sbaglio. Io sono d'accordo con Dalila e voto la terza, perché, non lo so, è un bello scorcio, mi piace la foto. Ok, però credo che a questo punto la foto numero 1 sia la foto da taggare per il comune di Montesano Salentino. Magari la rivediamo un attimo, credo che sia quella che un po' racchiude l'essenza principale del comune, quindi...
bella foto, belle anche le altre due ovviamente, però poi è un fatto di gusti. Bene, quindi per taggare Montesano Salentino la foto sarà la numero uno. Ragazzi, grazie anche per oggi, è stato un bel viaggio quello che abbiamo fatto insieme in questo comune del Salento, Montesano Salentino, poi ci andiamo direttamente. Non finisce qui, appuntamento alla prossima con Tagga la Puglia!